It's Toast Time! Non ho mai usato la modalità in prima persona qua sull'astronave. Devo dire che è bellissimo tutte queste stelle cadenti che non cadono. Vanno al contrario, stelle salienti. I punti salienti. No, le stelle salienti, non i punti salienti, non esistono più. Sono troppo mainstream, meglio le stelle salienti. Sì, lo so che vi aspettavate che iniziassi là, come faccio sempre. Però penso che sia arrivato il momento di cambiare. Non posso iniziare sempre qua, cioè sopra là, in cima alla navicella. Oggi oggi cerchiamo di accelerare i tempi perché siamo un po' indietro. Ma anche no, dai. Penso che fra 8 parti, circa 8 parti, avrò finito il let's play. Forse vi sembrerà esagerato, però ho come questa impressione. Dato che facciamo sulle 5-6 stelle a parte, e ce ne mancano 39, quindi fate due calcoli e da un frizzante crociera sulla sabbia. No! Ho brutti ricordi di una statua di sabbia su cui dovete stare sopra con Sunshine. Forse qualcuno se lo ricorda. Ho odiato profondamente quella stella, cioè quel sole custode. Manco l'ho superato. Cioè non l'ho mai superato. 2 anni che gioco Sunshine, forse anche 3 o anche 4 o anche 5, e non l'ho mai superato. Cioè non l'ho mai superato quella stella. Cioè no, non è una stella, è un sole custode. Oggi proprio non ci sono con la testa. Ho finito di registrare Paper Mario, quindi pensato un po'. Ok, curioso questa cosa della gravità che cambia a vostro piacimento, cioè in base a come vi muovete. Ora cambierà. Monete, non mi servono più. E se io volessi andare su quel tubo? Posso? Ok. Sono tornati indietro. Non sbaglio. Non lo so. Vabbè. No, non sono tornati indietro. Sono alla strada giusta. Attenzione a non cadere. Ok, cartello. Almeno questo non gira, va. Non si rompe. Quello di Sunshine faceva delle acrobazie assurde che ti cagavi sotto proprio dalla paura, sì. Il gioco di Mario. Da quando è che non gioca Sunshine? Non è che non sia un bel gioco, solo che è troppo difficile per anche alcune scelte di level design. Grazie ai Kamek sono riuscito a recuperare, quindi bene. Non me l'aspettavo. Ora accelera perché, because yes, why not? Because Sedic. In inglese non credo che esista Sedic. Che esista. Oggi in italiano non faccio perché Mohammed con una legge ha tolto l'italiano.
Ora ha messo il Mohamed Esel. Ehi là! What's up? Vedo che stai bene. Io no. Io non sto bene. Io non sto bene! Qua sotto! Intrappolato nel nulla! Ok, ce la posso fare. Non devo usare il puntatore perché non mi serve, ricordatelo. Ok, devo solo stare fermo in un punto e poi cambiare posizione e poi andare in un altro posto. Ok. Oh, bella. Cara stella. Dora stella. Yeah. Stella! Non era proprio una risata malvagia degna del suo suffisso, cioè del suo aggettivo, del suo attributo, però ok. Ho preso l'ultima stella normale di questo mondo, giusto? Cioè, sì. Perché poi l'altra è una mega stella. Tu non rompere le scatole. Non ci parlo con te, mi stai antipatico. Finché non mi dai le tue mutande. Sì, appunto ho detto stella normale perché questa è una cometa. E questa qua è una mega stella. Oh, hai fatto spoiler! Quindi adesso devi finire il let's play in 3 secondi. 3, 2, 1. Perfetto, ora mi disiscrivo. Ok. Fai pure. Invenzione di Bowser Jr. Cos'hai inventato quelle? Ha inventato l'aria. Ha inventato il solfuro di azoto. Ok, siccome ho fatto molto schifo prima, ho deciso di fare tutto da capo e probabilmente vi toglierò il pezzo di prima. Quindi ho cercato per secoli di usare questo pallottolo Bill verso queste croci, così, perché mi ispirava, quindi... Ah sì, dai, perdiamo tempo, e ho perso, sì. Quindi, adesso... Ma io ci sono rimasto male, davvero. Quindi, cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo puntare verso quelle croci, come ho fatto io. Ma dobbiamo portare questo simpatico pallottolo Bill... non nel sedere di Mario, ma bensì nel la vetrata. Ci vediamo un po'. Qua. Vai. Ok. Almeno non ci ho messo molto stavolta. Ora puntiamo qua. Dovrebbe andare bene. E ci dà una vita. Pure l'applauso. Troppo gentili. Anche tu. Non il tuo boomerang, ma tu. E proseguiamo. Per forza mi doveva colpire. Ah, là c'era la... Vabbè, non importa, dai. Ah, posso provare. Tanto qua c'è la mezza via. E... non c'è niente qua, posso proseguire. Belli questi cannoni, eh. Se ti spostavi un po' più là era meglio, però vabbè. Non sono un grande a prendere la mira. Infatti è per questo che non mi piacciono gli sparatutto. Vabbè, anche, non è che è solo per questo. Là c'è la medaglia cometa che io credevo prima che si trovasse colpendo con i pallottoli Bill la roba. Però invece sono troppo scemo. Perché era una cosa impossibile, quindi... Quindi ho perso. Nuvola? Cosa? Davvero? Bellissimo! Adoro la nuvola. Guardate come taglio strada. Like a boss. Ah. Eh? Ah.
Prendiamo tutte le schegge stella. Mi sento un po' un cheater, però me l'hanno messa loro la nuvola, quindi non mi potete dire nulla. Dani, in realtà non doveva prendere la nuvola e doveva prendere un power down, così diventava più difficile, non era nabbo. Bowser ha inventato le torrette, a quanto pare. Mio papà ha detto che non devo lasciarti più prendere nessuna megastella. È giunto il momento di tirar fuori il mio ultimo giocattolo, divertiti, io sarò in cabina a godermi la scena. Non male. Ah, me le ridanno le nuvole. Il ciccione non vuole che le prendo, però. Ma più, solo. Non mi ricordavo sto boss, ad essere sinceri, però mi sembra simpatico. Vedete, proviamo a salire. Let's go. Sì, sto davvero perdendo tempo, voglio dire, guarda. Cioè, sono così, no? Ah, sto perdendo tempo. Stava annullando la nuvola o sbaglio? No, magari mi sbaglio. Allora, proviamo a salire sopra la torre. Ok, è così che va fatto. Bingo. Facciamo i pro, Io mi preparo qua sopra, poi... Ok. Semplice, voglio dire, gli ultimi boss sono stati... Non parliamo troppo presto. È diventato un carro armato. È diventato un carro armato, grazie. In inglese suonerebbe strano. It became a tank. Tanks? 10 su 10. Ok. Molte volte scherzo con altri appunto sul fatto che le due parole si somiglino. Non mi piace sta cosa, preferirei. È finita? No, dai, è stato troppo facile. Bello l'utilizzo della nuvola, però il fatto che ci fossero molte nuvole in giro ha facilitato il tutto e... Beh. Mi aspettavo qualcosa di più difficile. Magari voi non pensereste che io mi aspetti cose impossibili da come sclero, però... Un po' di sfida ci vuole ogni tanto. Ogni sfila, stavo dicendo. Ok, mega stella. Siamo vicini alla fine. Cioè, a Bowser. Non alla fine. Perché come ho già detto molte volte, Let's Play sarà diviso a metà. Una parte per Mario e una per Luigi.
Hai trovato la quinta megastella. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ora ti aspetta il sesto mondo. E sai già che quel tipo cercherà di metter su un bel combattimento. Perciò ora cerchiamo di prendere quelle super stelle e salvare la persona che ti sta a cuore. E va bene, sei pronto per il grande combattimento, comandante? Mai stato così pronto! Bene, bene, bene. Eccoci qua. Finalmente siamo qui. Si avvicina il momento dello scontro con quel tipo. Stai in guardia e dai il meglio di te. Non dobbiamo lasciarcelo scappare stavolta. Guardate un po'. Mi fa girare la mappa. Però... come avrete visto dalla panoramica d'insieme, è bella grande. Questo qua vuole 1800 a suo schegge, ma non c'è problema. Forza, facciamo questa galassia. Che si chiama lava mostruosa. Giusto? Sì. Onde su un mare di magma. Dei blarg là. Sembra carina. Tra l'altro anche questa hoste nella Niacrom. Aspetta, voglio andare là. Sono costretto a perdere. Vediamo questo tubo, dai. Non cadere, non cadere. No, ancora tu! Ma mi vuoi lasciare in pace? Benvenuto, sono la scimmia bighellona, patti chiaro amicizia lunga, non mi chiamo testa di banana, ma ti sei testa di coccio. Dovrai trasformarti in una roccia e cercare di abbattere i birilli. È sicuro di farcela? No, però vado contro la mia volontà. Bene, tocca a te, prendi il fungo roccia che c'è laggiù. Se riesci a totalizzare almeno 5000 punti, forse... forse? Forse? Ma ti inforso io, ti inforchetto io. Ho fatto una cavolata. Ma vabbè, sono così. Cosa dovrebbe servire in quello? Oh. No, no, aspettami una vita, seriamente. Cioè, quello fa giochi in cui si può morire. Lo dico io che questa scimmia in realtà è il boss finale. Perché ho fatto così? Forza, scimmia sadicona. È il nome che ti si addice di più. Way to go! Forza! Mancato uno. L'ansia che mi mette sto coso. Mancato uno. Non importa, dai. Qua me ne servono sei. Figurati se non riesco a prenderli, dai. No? Haha, 5000 perfetti. Era facile, dai. A parte quello che hai volato che ho fatto prima, però era facile. Io ti dichiaro ufficialmente il mio temuto incubo. Ok. Tu-do-to-to. E siamo a 40 minuti di video e ovviamente per voi saranno 2 minuti. No. Strano come ci avviciniamo al nucleo e quella roba mi fa paura, sembra di Super Paper Mario.
ho sbloccato altre galaxy. Oh, quella galassia è bellissima. Quella che c'è dopo, però la faremo nella prossima parte, credo. Adesso faccio un'altra stella grande, insomma un'altra stella impegnativa, cioè impegnativa nemmeno, però diciamo un'altra stella, stellosa. Oppure facciamo due comete. Sì, dai, facciamo due comete. Adesso l'ho fatto una, due, tre. Facciamo altre due comete e poi vi lascio. Vediamo. Qua tutto è fatto. Tutto è fatto. Ovviamente, tutto è fatto. Qua manca una cometa. E qua c'è una cometa. Vediamo un po' cos'è. Monete viola sulla spiaggia. Bene. Devo usare Yoshi? Temo di sì, perché c'è il peperoncino. C'è la musica delle comete viola? No. C'è la musica tragica. Ma mi sta bene perché sono nostalgico. Ah, grazie, No, non ce la farò mai, Se devo fare così non ce la farò mai. Cioè, guarda. Guarda che sono scarso. Cioè, guarda, no, è impossibile. È uno scherzo della natura. Beh, magari non vanno prese tutte, no? Dai, ce la posso fare. Ah, ok, sono 140. Ok, dai. Qualcuna si può saltare, ma non troppo. Ok, ti prego dimmi che il timer si ferma, se no uccido Reggie. Iwata, esci là. Dillo, Trinan. Shigeru, lasciamolo in vita. Ok. Secondo tentativo. Non sono le stelle che diventano più facili, cioè le comete o boh. Altra stella. E poi basta. Sempre di questo mondo. Del regno gravitazione di Bowser. Dimmi che non è a tempo. Cioè, che non è tipo una battaglia a tempo con Bowser. Perché? Perché no? Folle corsa. Ok, è speedrun. Ce la posso fare. Ah, una cosa, vi piace questo schema delle stelle? Ossia che prima faccio le stelle normali e dopo le comete? Oppure preferite qualche altro schema? Cioè, ad esempio, quello che faccio adesso è 3-4 stelle e 2 comete. O una cometa. Poi se preferite qualche altro schema, ditemelo, anche se non è molto importante, va. Quello lo evito, dai. Sì, lasciamo stare. Ecco, bravo. Ok, ok, mi sarà grandissimo. Dai, quando scarico, non scherzo. E dai,
Volevo per forza bruciarmi. Da quanto pare bruciare aiuta in questi casi. E dai! Riesco a parlare perché mi sto concentrando. Grazie. Che sono anti-fail. No! Perché si è cambiata la realtà? Non andare là! Stupida! Gravità! Oh, prendi quello, prendi quello, prendi quello, prendi quello. Ok. Cambiati gravità, per favore. Yes! 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 Oh, oh, mi sento tanto carico che voglio fare un'altra cometa, ci credete? Ah. Forza! Dai, dai! Comete! Non avete più segreti per me! Vero? Vero? Ok, allora... Sono comete del mondo che abbiamo appena fatto, o sbaglio? Fracasso diventò se su un ghiaccio. Ah, ho capito. Devo unare tutti con la stella, giusto? Avevo detto ad un tizio nella scorsa parte che avrei fatto, che mi sarei limitato sui 35 minuti oggi, però forse non l'ho fatto, quindi mi dispiace. Ok, fatto. Vedete, questo è pro gaming. Ora prendiamo le astro schegge che rimangono. E stella! Bye bye! Batterie. Volevo dire bye bye a voi, però lo devo dire anche alle batterie. Cioè, sono ricaricabili, però vabbè. Ci vediamo. Lasciami almeno finire, ok? Ci vediamo alla prossima parte di Super Mario Galaxy 2. E statemi bene. Sì, statemi bene. La smetti? Mi dai fastidio. Passo la parola al me del passato per i fail, ok? Ciao. Ancora! L'ho capito, dammi il tempo. Ora catenaccio a noi due. So già di dover stare qua. Cosa credi? Che cambia giro! Ma che assurdo questo. Non è possibile morire col catenaccio, sì, ma con te no! Ah, si vengono da là, quindi ok. Colpisci qua! Non me! Non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. Ah, ah. Ora me ne servono solo 4. Fermo, 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 fermo. Basta. Ma loro sono proprio stupido. Ma
stupido. Con tutti i fail.